Allora, capitano Melchiorri, le parole della società, l'ambizione di salire di categoria, come vengono accettate dal gruppo? Insomma, è un'ambizione che viene corrisposta? Sì, è un'ambizione che noi speriamo diventi concreta, perché già sicuramente 2 anni che ci proviamo. L'anno scorso, tramite qualche infortunio di troppo, purtroppo non siamo riusciti ad avvicinarci, però eravamo sempre fra le prime, quindi speriamo quest'anno di partire meglio e di concludere ancora meglio degli altri anni. Passiamo ai senatori della Libertas. Stefano Sammarchi, un tuo commento su questa giornata che vi lancia in una nuova avventura per la stagione 2010-2011. Ma vedo che l'ambiente è molto carico e noi sicuramente lo saremo insieme a loro, anzi, anche se trovo che le parole di inizio anno trovano sempre comunque il tempo che trovano, perché sarà comunque la stagione a dire quello che sarà, e la voglia dei giocatori. Vedremo il campo cosa dirà, la voglia ce l'abbiamo e gliela metteremo tutti. A proposito di ambiente carico, l'uomo spogliatoio, possiamo dire il collante del gruppo, Andrea Serratini, un tuo commento. Ma la società ha fatto il possibile per non darci scusanti, quindi la rosa è stata rinforzata a dovere, un po' di cerume, e quindi direi che abbiamo l'unico obiettivo, è quello di vincere il campionato, dobbiamo fare il possibile per riuscirci. A proposito di gruppo, è la forza di questa squadra? Sì, direi di sì. I nuovi arrivati spero che si inseriscano al meglio, anche perché si inseriranno sicuramente al meglio, se no sono scapaccioni. Ma scherzi a parte, direi che sì, a questi livelli direi che il gruppo è fondamentale per riuscire a salire di categoria. Siamo con il direttore generale Gollini. Una cosa un po' atipica rispetto alle classiche presentazioni di inizio anno, dove c'è un po' di ipocrisia sportiva, la Libertas non si è nascosta, ha detto chiaramente dobbiamo vincere, quindi questo è il messaggio che avete lanciato alla squadra. Credo che sia d'obbligo, dopo iniziamo il quarto anno di attività, è sempre andata in crescita, i ragazzi stesso mi chiedono un impegno maggiore da parte nostra nel trovare giocatori adatti a poter vincere un campionato. Abbiamo provato di accontentarli e quindi io gli ho rimandato indietro questo peso, gli ho detto ok, noi abbiamo fatto quello che ci avete chiesto, adesso tocca a voi provare di vincere il campionato. Noi credo, ci siamo strutturati per poter sopportare un salto di categoria, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo, della struttura con il campo di poggio, quindi dobbiamo provarci. La prima conferma è stata quella del mister Mirko Tarozzi. Il mister è stato confermato praticamente alla fine del giorno d'andata, nel senso che ha fatto bene, ha fatto il massimo che poteva fare l'anno scorso, in una situazione si è trovato a fare un giro di ritorno con 13 elementi, nonostante questo è stato in bolla a giocarsi il campionato fino a 2 giorni dalla fine, ma soprattutto al di là del risultato sportivo c'è il fatto che ha costruito un gruppo che lavora bene insieme, sta bene insieme, e quindi credo che sia al 90% merito suo. Mister Tarozzi, allora, la società non si è nascosta dietro a niente, l'obiettivo dichiarato è la promozione, il gruppo che ti ha messo nelle mani così di prima vista, come lo senti? Ma un gruppo di grande qualità che avevamo già l'anno scorso per la gran parte, quindi abbiamo già fatto un lavoro di un anno, continuiamo su quello. Ci vuole grande consapevolezza dei nostri mezzi e pensiamo di far molto bene. Gli innesti sono mirati a colmare le lacune che abbiamo avuto lo scorso anno, quindi direi che sempre con un occhio di riguardo alla persona prima che al giocatore, perché è comunque un gruppo che va salvaguardato per qualità morali, umane, ha voglia di stare insieme, di divertirsi, quindi questo è sempre l'obiettivo primario, insomma, alla fine è un dopo lavoro e tale deve rimanere. Tante responsabilità messe dalla società e speriamo di portarle avanti, insomma. I programmi tecnici di inizio stagione, quando inizierà la preparazione o più o meno come pensi di svolgerla? Iniziamo il 23 agosto a Poggio, chiaramente con un lavoro fisico intenso per domare i cavalli pazzi che abbiamo a mano, e poi speriamo di trovarci pronti alla prima di campionato.
Antonio Bologna, responsabile del settore giovanile della Libertas, tu che sei stato tra i fondatori della società, sei stato il primo mister, innanzitutto come vedi questo gruppo che dovrà affrontare la prossima stagione? Certamente questo gruppo rispetto al primo originario nucleo della Libertas è estremamente cresciuto sia da un punto di vista numerico che da un punto di vista qualitativo. Credo, come ha detto il presidente, il direttore, il mister, che quest'anno ci sono tutte le possibilità, le potenzialità per fare molto bene, sicuramente da stare nelle prime due o tre, e credo anche per tentare di vincere finalmente questo maledetto campionato che da tre anni ci sfugge. Tornando alle tue mansioni, diciamo, il progetto del settore giovanile, quali sono i programmi? Il settore giovanile è nato 2 anni fa, questo sarà il terzo anno, abbiamo già 25 bambini iscritti. È chiaro che essendo nati da così poco tempo abbiamo il nostro nucleo forte nei bimbi più piccoli, quindi bimbi del 2002, del 2003, del 2004, e quest'anno con la convenzione col campo di Poggio, quindi l'allargamento della nostra attività nel territorio di Poggio, contiamo di aggregare parecchi bambini che vivono da quelle parti e che al momento non trovano modo di fare sport. Andiamo là anche e soprattutto per quello.